certo la mattina, se la sono abituato a dire buonasera, però l'ho pensata questa cosa come, siamo in chiesa subito dopo la celebrazione della messa, come un momento di riflessione, e un canto di ringraziamento, e poi tutte le celebrazioni che insomma vanno, che fin quando l'ultimo canto della celebrazione è sempre o spesso un canto alla Madonna. Quindi noi faremo un canto di ringraziamento e poi tre canti dedicati alla Madonna, in modo da che hanno anche una melodia, una sorta di ecco, ci aiutano a riflettere un po'. E volevo solo puntualizzare una cosa: noi il coro ormai lo conoscete, non c'è bisogno che ve lo descrivo, ed è, il coro è una piccola parte della società, come la pubblica assistenza è una parte della società. Loro, pubblica assistenza, se non lavora insieme, non, nessuno può pensare di fare qualcosa di utile a se stesso o agli altri da solo. È l'unione che fa la forza, che fa i risultati. E la stessa cosa è con il coro. E molti mi hanno detto, anche parroci in giro per i concerti, ascoltare una sola persona che canta è bello, però dopo un po' ci viene a mancare appunto la sostanza. Ascoltare un coro, anche se con i propri mezzi che ha, insomma, senza pretendere nulla di trascendentale, non annoia mai, perché è sempre diverso, è sempre l'organico cambia sempre in base alla disponibilità, in base a quello che provano, ecco, le singole persone. E il lavoro di gruppo, ecco, viene fuori proprio in questo. E anche per questo ho accettato io appunto l'invito di Tenino. Non potevo anche fare solo un concerto d'organo, un concerto di pianoforte, un concerto di qualunque altra cosa, però è il coro che rappresenta meglio il lavoro di gruppo che fanno questi ragazzi, che molto spesso stanno, ecco, dietro le quinte, ma il lavoro vi assicuro che c'è. Io ringrazio e invito subito il coro ad entrare. Thank you.
intanto il sugo l'avete preparato. Ringraziamo i ragazzi. Ringraziamo anche ad Antonio, che come diceva Nino, qua, non so se è un pregio o un difetto, Antonio, io ti ho tirato fuori, cosa non voglio che personale, che più dolce. Antonio per puro caso ha un funerale, per lo zio di Patrick, e poi manca fatto apposta da fare rimasto, e questa è una cosa di cui io, almeno io personalmente, sono orgoglioso, perché ad Antonio l'abbiamo valorizzato. Quindi, come dicevo, un furto che abbiamo fatto sia alla pubblica assistenza che a Surno, non se ne offendano gli surnesi, visto che adesso prego. Buongiorno, io sono Gaetanino Pugliese, il canino della situazione, il presidente della pubblica assistenza Rocco Pascucci. Ormai ci conosciamo da un bel po', anche le batterie stanno scaricando. Anche perché le batterie stanno scaricando, insomma, abbiamo mezzanotte del 19, abbiamo compiuto 30 anni di attività. Nessuno ha detto, caro maestro, e andava detto, che io ho fatto parte anche del coro, come Zeto, ho fatto parte del coro. E io voglio dire che mi sono sentito a cantare qualcosa che mi era così, mi faceva così male dentro, nel senso che la sentivo e ho dovuto assolutamente. Eravamo in quattro, io riprendo il discorso. Noi siamo volontari, ma loro sono altrettanto volontari per quello che stanno facendo. Loro senza gettone di presenza, no, non solo senza gettone di presenza, ma soprattutto per il ruolo che hanno nella società. Loro stanno facendo del sociale. Io non credo che prendano gettoni di presenza, anzi, e ne pagano, lo fanno per la collettività. E allora, quando la collettività ha questa roba qui, questi gioielli, queste persone che lo fanno gratis ad amore dei, e allora insomma, qualcosa va detto. E che poi Don Pietro sia stato appunto l'artefice di tutto questo, va detto. Questa è una cosa, questo è un po' strano a volte, insomma, però. Alla fine, piano piano riusciranno a capire. Che dire del volontario Antonio? Lo chiamavamo, lo chiamavamo Sant'Antonio per la sua disponibilità nel coprire i turni che purtroppo, in ragione, in un modo o nell'altro, venivano scoperti. E me lo ricordo a bordo dell'ambulanza, quando aspettava, lui studiava. Allora io, l'associazione, sentiva questa esigenza di dire a un nostro, ma non un nostro volontario, ad Antonio, grazie per tutto quello che ha fatto. Niente, allora mi sono permesso di darti un riconoscimento, una targa, ricordo soprattutto di quello che sei stato con noi, e poi speriamo che la legge senza occhiali, ma comunque non ci provo, insomma, abbiamo detto questo, insomma, 30 anni sempre ubique, cioè noi è una locuzione, insomma, qualcosa che ho voluto aggiungere io per dire sempre dovunque, cioè noi saremo e siamo santi, saremo sempre, sempre dovunque. Ma questo qua, trentennale della pubblica assistenza Rocco Pascucci,
al volontario maestro Antonio, le famiglie. Leggi questo qua, che non lo leggo. Che ha saputo coniugare lo studio per la musica con l'essere volontario della nostra associazione. Beh, giusto. È questa la cosa. Un'altra cosa, ovviamente, io non sapevo come comportarmi con i miei amici, con voi, con il coro, insomma. Una targa, ricordo, voglio darla a questo signorino qui, che l'abbiamo visto crescere, è diventato il piccolo che diventerà grande maestro. E questo qui, questo piccolo grande maestro, è stata una sua invenzione. Quindi immaginate, e Don Pietro poi è stato quello che poi ha detto a Paoletto: ti fai prendere, no, io suoni l'organo, no. E ha fatto bene a scegliere la seconda opzione. Non solo, ma poi giustamente Don Pietro lui è figlio di una persona che devo ricordare perché è un nostro socio onorario. È Rocco, un socio onorario della pubblica assistenza. Grazie. Abbiamo vissuto con lui una esperienza molto molto dura, molto pesante, insomma. E in questo non solo l'associazione, ma soprattutto Don Pietro ha fatto anche in questo caso una grandissima cosa, che ha tirato fuori lui. Ma il parroco è il dono di trovare le vocazioni. Quindi. Non solo, ma poi lui ha sentito la disgrazia, è stato il frutto di questo grande amore che hanno insieme a te hanno vissuto i due familiari. E questo. Allora, niente, siccome poi Don Pietro oggi andrà e non ci sarà Rocco, anche a Rocco, ma a lui vogliamo fare un riconoscimento. La stessa targa, una targa solamente del trentennale. Conservala. E da qua quanto ci rincontreremo quando avremo modo di abbracciarci. Ovviamente questa è una cosa che poi ci riserviamo di fare un attestato di partecipazione per tutti voi. Ovviamente se mi date il nome, io poi piano piano vi dico, è un momento che, come vedete, insomma, di volontari. Vabbè, detto questo, va bene. Allora, eccolo qua. Una nota di servizio, sì, poi noi continuiamo la festa alla nostra maniera, nel senso che oggi diamo degli attestati. Ieri abbiamo fatto una bella convella, non voglio perdere tempo, dai, che ora le mangiamo, però allora abbiamo fatto un convegno molto molto importante sul terzo settore, sull'essere volontariato. In questo è arrivato anche Danilo, viva Dio, mi fa piacere vederti, Danilo, abbiamo fatto questo proprio perché rimanga assolutamente vivo il senso del volontariato. La solidarietà che fa il volontariato è il donare sorriso a chi ne ha bisogno. La legge prevede adesso che ci sia l'opportunità da parte del volontariato di diventare impresa sociale. Impresa sociale, questo porta in certo senso a snaturare quello che è l'essenza del volontariato. Però alla fine poi è anche opportuno e possibile dare del lavoro, insomma. Perché il volontario può diventare un dipendente con un reddito poi che arriverà, però la cosa essenziale è che comunque tutto quello che introverà dovrà essere impegnato e speso nel sociale, se no il problema è lì.